c'era nessuno, neanche la striscia, neanche la persona. L'ho presa larga e mi sono trovato a sinistra. Ha sbagliato strada? Sì, con tutto il gruppo, ero davanti io, ma... Come cazzo si fa? Marco, primo fra qualche polemica. Sì, sinceramente non mi toccano più di tanto perché d'altronde siamo passati prima, l'arrivo si sapeva che era qua in corsa, ci vuole un po' di fortuna ma bisogna anche stare attenti. Io sono stato uno dei primi 10 a buttarmi a destra e mi è andata bene, poi sono stato bravo a non farmi prendere da Bernuzzi, insomma. Come hai riposizionato nel prima delle ruote? Sono entrato male la penultima curva, sono stato in 15ª, 16ª posizione. E poi ho visto che tutti andavano a sinistra, io mi sono buttato a destra perché ho visto l'arrivo al giro prima e è andata bene. Chi dedichi questa vittoria? La dedico a tutta la mia famiglia che mi sta vicino in questo momento, che non è troppo roseo né per me né per loro, e soprattutto alla squadra, a tutti gli sponsor che mi hanno dato una grande possibilità e oggi penso di averli ripagati. Pensi di esserti preso la maglia di leader oppure credi che c'è il rischio di neutralizzare la corsa? Sinceramente non lo so, per quanto riguarda il tempo penso di averla presa, se poi la corsa verrà neutralizzata vedremo, comunque spero di aver preso anche quella. Lorenzo, il destino ti vuole protagonista nei finali convulsi, oggi forse sembrava un po' Nancy. Ma sì, non ci... ero lì a tirare la volata a Ungarato, mi ero spostato prima della curva, ero già un po' defilato. Poi ho visto che hanno sbagliato strada, mi sono lanciato, ma ormai Fraporti era troppo avanti e abbiamo colto un secondo posto. Comunque diciamo vieni da un anno un po' tribolato e quindi stai ritrovando il miglior Bernucci. Ma sì, sono partito molto bene, ora speriamo di raccogliere tra qui e la Sardegna. Tra l'altro qui bisogna un pochino attendere anche quello che deciderà la giuria, se sarà il caso di neutralizzare o meno, se no. E ieri come è andata? Ma ieri siamo arrivati a 3 secondi, però credo che un incidente di percorso la giuria ne terrà conto e saremo tutti lì. E domani? Domani è un bel arrivo, guardiamo di fare bene. Murillo, cos'è successo? Abbiamo sentito Fabio Sabatini che era in testa al gruppo piuttosto arrabbiato. Sì, la macchina ha sbagliato strada e automaticamente hanno seguito la macchina, qua a meno 250 metri hanno sbagliato tutti strade. Tu hai fatto terzo, cos'è successo personalmente? Noi abbiamo tirato con Kuczynski da giù, sotto la discesa fino a meno 2 e abbiamo fatto la strada normale e loro, come hanno sbagliato strada, noi che eravamo dietro abbiamo fatto la strada giusta e ho fatto un ordine d'arrivo così. Ma non è servito a nulla esserci passato già una volta? Credo che anche lì credo che qualcuno ha sbagliato.